decisioni prese nell'ottica di un risparmio economico che non guardano però né ai disagi del territorio né all'istruzione dei giovani. Una scuola di istruzione superiore, la Ragioneria di Tortorici, che è rimasta con sole 3 classi dalla prima alla terza per decisioni prese dietro a una scrivania. Gli alunni non mancherebbero, anzi c'è chi di fronte alla prospettiva di completare il corso di studi in un altro paese potrebbe decidere di rimanere a casa e quindi restare in possesso solo della licenza media. Quest'anno a Tortorici, alla prima classe della Ragioneria sezione staccata dell'Istituto Tommasi di Lampedusa di Sant'Agata di Militello, si sono iscritti 22 studenti che si aggiungono ai circa 30 che compongono la seconda e la terza classe. Una quarta classe si sarebbe formata tranquillamente, ne avrebbero fatto parte 4 studenti che frequenteranno invece a Sant'Agata di Militello, i cui genitori preferirebbero studiassero nel loro paese, e altri 10 fra ragazzi che l'anno scorso hanno frequentato secondo e terzo anno in uno, e altri più grandi che avevano deciso di riprendere gli studi. Ma questi ultimi 10 studenti, se non sarà avviata anche la quarta classe a Tortorici, non hanno alcuna intenzione di spostarsi e completare così gli studi, rimanendo quindi indietro nell'istruzione rispetto ai loro coetanei. I docenti dell'istituto del sindaco Carmelo Rizzonervo non ci stanno. La scuola ha già chiesto all'ufficio scolastico provinciale di Messina di istituire una quarta classe e i corsi serali, ma non ha ancora ottenuto risposta. Nei prossimi giorni il primo cittadino andrà a Palermo all'ufficio scolastico regionale per ottenere almeno la quarta classe in un istituto che, nonostante tutto, continua a vivere e a registrare nuove iscrizioni. E di non